Ma forse la cosa più bella è che questo film mi ha messo di fronte a delle domande, mi ha messo in discussione, no? Perché spesso su questo argomento ci hanno un po' inculcato delle massime, un ideale che spesso non corrisponde alla realtà. E quindi più che darmi delle risposte, questo film mi ha molto appunto messo in discussione sul fatto che non per forza l'istinto materno nasce nel momento in cui senti dentro di te crescere una vita. In questo caso, nel caso particolare di Mia, lei continua a fare la vita che ha sempre fatto, quindi più che altro vedo come un'assunzione di responsabilità anche l'accettare di non essere capace di fare qualcosa. Ecco, quando probabilmente uno si libera anche nelle scelte, è più libero quando capisce che non devono arrivare da fuori le scelte che fai, no? Non devono essere delle scelte obbligate, ma tu segui istintivamente la tua strada, quello che senti. Dal punto di vista di Paolo è un po' un darsi la possibilità di qualcosa, no? Però ecco, se mi chiedi questo ti dico, ci sono tutte e due queste cose, c'è un istinto che è qualcosa di irrazionale, c'è una volontà che è una cosa invece più razionale, più pensata. Per me esiste la genitorialità, poi certo viene vissuta in questa maniera, io penso che ci sia una cosa importante che credo che tutti rispettiamo, no? Che è il fatto dell'amore. L'amore è la cosa che serve per una famiglia, per la genitorialità. Credo che questo venga rispettato in qualsiasi tipo di coppia. Che sia, a me fa difficoltà il fatto di dover parlare di uomo, genitorialità, ma solamente perché mi dispiace, no? Di dover definire le cose in questa maniera. Per me esiste una famiglia, no? E se sono madre, padre, 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 madre, madre, cioè non è assolutamente importante questo, è importante che ci sia amore, questa è la cosa importante, è fondamentale per un bambino, per una coppia, quindi non, ecco, io non lo vivo come un problema, purtroppo tanti lo fanno vivere ad altre persone come un problema e questo per me diventa un problema. No, al di là delle mie opinioni personali, penso che sia fare un torto al film volere estrapolare, poi è giusto che ci sia una discussione ed è anche bello che un film provochi un dibattito, Però si fa un torto al film definendolo solo in un modo, nel senso che una cosa che trovo molto bella anche nel film è che appunto Paolo, il protagonista, è omosessuale, ma non è una cosa che connota il film, nel senso non è una caratteristica per la quale si esclude una parte di pubblico che non si può identificare in quel personaggio. Quindi il film va veramente oltre una riflessione sull'essere genitore, su cosa comporta pensare di avere un figlio, al di là dei gusti sessuali di una persona. Quindi è un passo ulteriore, secondo me. È un film libero da questo tipo di categorie, ecco. Beh sì, alle volte capita, cioè ci è capitato, c'è gioco nella recitazione, quindi è divertente quando si gioca insieme, quando si è coinvolti nella cosa, quando si va oltre magari le linee della sceneggiatura e si mette qualcosa perché si è nella situazione ed è successo, l'abbiamo fatto, ma anche solo nei movimenti, nelle azioni. C'è, certo, è stato bello, è stata una bella compagna di lavoro.